Gli esercizi scalari. Prima di cominciare il yoga, c'è importante sciogliere tutti gli articolari del corpo. Siede nella posizione del loto o padmasana. Concentra sul suo respiro. Lentamente lascia la posizione del loto, mette davanti i suoi piedi. Ricorda a concentrare sul suo respiro. Fermamente stringe i suoi dita del piedi verso l'interno. Rilassa. Separa i dita dei piedi. Concentra i suoi dita dei piedi. Senta l'energia interna. Rilassa. Ripete questi esercizi per tutti i due piedi. Allungare diretti in giù i suoi piedi, stringendo verso l'interno i dita dei piedi. Concentra i suoi dita. Lentamente tira i suoi piedi verso lei. Rilassa. E poi allargare i piedi in avanti e in giù. Questi esercizi aiutano a sciogliere i suoi articolari del cavallo e solleva i dolori dei suoi calcani. Separa le sue gambe. Mantiene una distanza di 50 cm tra le vostre gambe. Prima gira il suo piede destro in senso orario. Dopo senso antiorario. Ripete questi esercizi con il suo piede sinistra. Gira la gamba sinistra. 1, 2. Senso antiorario. 1, 2. Ripete questi esercizi con le due piedi. 1, 2. Senso antiorario. 1, 2. Adesso mette la sua gamba sinistra sulla coscia destra. Mette il mano sinistra sullo ginocchio e stringe in giù. Mette la dita destra tra le dita del piede sinistra. Tieni il piede e fa il giro interno in senso orario. Dal giù al su, 1, 2. In senso antiorario, dal su al giù. Ripete lo stesso con il piede destro. Mette dritto la gamba sinistra. Mette la gamba destra sulla coscia sinistra. Mette la dita sinistra tra la dita del suo piede destra. Fa il giro interno in senso orario. Adesso in senso antiorario. Estende fuori la sua gamba destra. Ruotante la ruota. 1. Stringe la dita, fa i pugni. Inclinando in avanti, gira i suoi mani a destra. Fa un giro completo all'interno suo piedi. Ritorna in posizione originale. 2. Inclinando in avanti, gira i suoi mani a sinistra. Ritorna in posizione originale. Gira in senso antiorario a sinistra. Ritorna alla posizione originale. Tritliasana. Posizione della farfalla. Siedi per terra. Metti insieme le piante dei piedi. Tieni i suoi piedi insieme con i suoi mani.
e prova a battere i ginocchi su e giù come una farfalla. Continua a battere. Ritorna in posizione del loto. I movimenti dei mani. Estende davanti i suoi mani al livello delle spalle parallele alla terra. Stringe le dita di ogni mano, fanno i pugni e rilassa. Stringe e rilassa. Adesso apre la sua mano. Muovi sui polsi giù e su. Con la pollice dentro le dita fanno i pugni e muove i pugni in senso anti-orario e dopo in senso orario. Piega le sue braccia al gomito, tocca le spalle, estende fuori le sue braccia. Piega le sue braccia al gomito, toccando i suoi mani sulle spalle. Apre fuori le sue braccia, distende le sue braccia e estende fuori dalle spalle. Alza i suoi mani verso il cielo, estende su e porta giù i suoi mani, tocca le sue spalle. Ripete i stessi. Ritorna nella posizione del loto. Guardando davanti, inclina la sua testa a sinistra. Estende al massimo la sua testa a sinistra. Ritorna nella posizione originale. Adesso inclina la sua testa a destra. Inclina giù la sua testa in avanti. Inclina la sua testa indietro. Questo esercizio è molto beneficio per loro che hanno i dolori cervicali. Gira il suo collo a sinistra, muovendo il suo mento verso a destra. Estende. Mette il mento a livello delle spalle. La faccia davanti. Gira il suo collo a sinistra. Estende il suo collo al massimo a sinistra. Gira il suo collo in mezzo ciclo verso a destra. Inclina giù la sua testa. Gira il suo collo verso a destra. Indietro e in avanti. Adesso gira il suo collo in mezzo ciclo a sinistra. Gli esercizi degli occhi. Lasciando gli occhi aperti, gira i globi degli occhi a sinistra e a destra. A destra, sinistra. Destra, sinistra. Adesso gira i globi degli occhi su e giù. Adesso gira gli occhi in senso orario. 1, 2, 3. Adesso concentra gli occhi al centro dei suoi sopraccigli. Guarda su e indietro. Adesso concentra sul punto del naso. Guarda su e riguarda il punto del naso. Fermamente chiudi le labbra. Soffia le sue guance. 1. Rilassa. 2. Rilassa. Adesso gira la sua mascella verso a destra. E dopo a sinistra, destra, sinistra, destra,
sinistra. Adesso apre al massimo la sua bocca. Chiude la bocca. Stringe i lobi delle orecchie con i dita. Tira giù lentamente. Gira lì in senso orario e in senso antiorario. Questo esercizio è molto beneficio a riduire la sordità. Adesso massaggia all'intorno degli orecchi, dietro degli orecchi. Massaggia all'interno degli orecchi in senso antiorario e in senso orario.